Mio padre l'ho perso che sono già 15 anni, cioè mai nessuno gli è venuto in mente di darmi dei soldi perché mio padre è morto di carcinoma. Sì. 24 anni di Eternit. Aveva la polvere, io mi ricordo bene l'odore della tuta che aveva mio padre, quindi considerando che questa malattia può avere 40 anni di incubazione, magari un altro anno ce l'ho io, magari fra 20 anni. Noi non accettiamo che loro firmino questa transazione vendendo i nostri 1800 morti per pochi soldi. Le cose come stanno, non è il danno economico, le cose come stanno è che c'è una strage in corso. Non è questo un motivo per avere giustizia davanti a tutti? Cioè, cosa deve capitare a Casale per anteporre la giustizia? E questa è la domanda che dobbiamo porci. Rimaniamo uniti col nostro comune, affrontiamo assieme il dopo sentenza. Questo è il messaggio che diamo noi. Dopo la sentenza tutti assieme vediamo la strada da percorrere per raggiungere fino in fondo la giustizia, compreso i risarcimenti, in primis i malati, le famiglie e poi anche gli enti locali. Non dimentichiamo che dall'inizio della fase processuale si sono costituiti per l'Eternit bis oltre 128 persone. Sono le persone che si sono ammalate successivamente alla data del 9 di aprile del 2009. Se consideriamo che sono stati diagnosticati l'anno scorso 58 nuovi casi di mesotelioma, è pensabile ragionare in questi termini, che fra 2, 3, 4, 5 anni noi avremo uno scenario di questa natura. Avremo centinaia di persone che sono decedute a causa dell'amianto, centinaia di persone che non avranno in un loro percorso alla ricerca di nuova giustizia, perché sto parlando dell'Eternit bis, non avranno più al loro fianco le istituzioni. E questo, a nostro modo di vedere, è una cosa molto grave.